cambia. Mi sono chiesto cosa posso fare, visto che grazie a loro sempre, grazie al pubblico, la prima cosa scampia che avevo. Oggi ho, tra virgolette, un po' di voce in capitolo. E posso, insomma, quando parlo, quando dico qualcosa, qualcuno mi ascolta. E l'ho fatto per i concerti, per il canto. Vedete che oggi c'è bisogno per la mia gente. E dire aiutiamoci, noi aiutateci, aiutiamoci, perché gli altri non ci aiutano. Mia mamma mi ha sempre insegnato una cosa, aiutato e vi d'aiuto. Io mi auguro che ci sia ancora tanti che lo facciano. Io mi sono messo in prima linea, sono felice perché tutti i soldi che io, sempre tra virgolette, ho speso per fare, per prendere il materiale prima, sono soldi che io ho guadagnato grazie a loro, ed è giusto che divido con loro. Teniamoci stretti, teniamoci stretti, uniti si vince. La musica nasce da questi quartieri, quindi è stato il minimo per noi prendere un'iniziativa, scendere nel quartiere, come siamo ragazzi del quartiere, siamo nati qua, facciamo parte dei ragazzi che sono cresciuti tra le strade di Scampia, tra le vele, come io, come me, Enzo Dong, Franco Ricciardi, altri artisti che sono venuti, è il minimo indispensabile per aiutare il prossimo del nostro quartiere. Le istituzioni secondo me devono innanzitutto chiedere scusa alle persone del quartiere e poi iniziare ad agire, perché comunque per i festival, cose, ci sono sempre iniziative per Scampia, è bella quando si devono fare, quando si deve usare l'immagine di Scampia, delle vele, però quando poi c'è un problema siamo comunque sempre quelli giudicati come abbandonati, come un quartiere alla rovina. Se non ci aiutiamo tra di noi, lo Stato, penso che comunque di attesa ce ne sta mettendo già ormai da tanto. Grazie. Grazie a tutti quelli che hanno raccolto questo appello, tantissimi, ma ho ricevuto tante telefonate, imprenditori, artisti, nomi veramente anche inaspettati. Stiamo vicino a queste persone in maniera costante, vigiliamo su di loro affinché sia dato loro il diritto anche di una casa che possa chiamarsi casa, oltre a tutto il resto che sappiamo.